Thank you.
senza l'olio. Quando nell'aria si sente il profumo di Natale, quando si avvicina la fine dell'anno, allora è tempo di bilanci, di verifiche e di ringraziamenti. Credo che se ci guardiamo indietro ci viene un groppo alla gola, perché questo 2020 passerà alla storia come un anno tragico, un anno di tribolazioni, di sacrifici, un anno di crisi. Eppure non sarà passato invano se ci avrà aiutato a riscoprire il significato autentico della parola comunità, dello stare insieme. Parole come collaborazione, solidarietà, attenzione verso gli altri, rispetto della salute degli altri, che è bene primario, bene comune. Questi sono atteggiamenti che abbiamo riscoperto. Voi mi direte: non tutti. È vero, non tutti. Però la maggioranza sì. E io stasera voglio elogiare e ringraziare tutti coloro che questi atteggiamenti hanno messo in pratica, perché hanno capito il valore di questi atteggiamenti. Più che soffermarmi sulle mancanze di pochi, voglio rendere merito allo sforzo di molti, perché ho sempre bene in mente quel proverbio che dice che fa più rumore un solo albero che cade piuttosto che un'intera foresta che cresce. Quindi questa sera è sera di grazie. L'amministrazione intera, io questa sera sono qui con il vice sindaco Matteo Bastoni, con l'assessore Diego Ceretti, in rappresentanza di tutti i consiglieri che ovviamente non hanno potuto essere presenti a causa delle restrizioni. Però dicevo, l'amministrazione ha voluto porre un segno concreto per dire questo grazie all'intero paese di Casaloldo per gli sforzi, per l'impegno che ha profuso in questo anno. Abbiamo voluto porre un'installazione che questa sera illumineremo al centro di Piazza Matteotti. Perché Piazza Matteotti? Perché è la piazza del nostro paese, la piazza storica, la piazza che ci identifica, la piazza su cui si affaccia la chiesa, la nostra chiesa, su cui si affaccia la sede dell'ex municipio dove ci troviamo adesso, che da casa comune è diventata casa del volontariato, perché adesso ospita la sede delle associazioni. È la piazza dove si incrociano due vie, via della giustizia e via della libertà, valori in cui crediamo e nei quali ci identifichiamo. È la piazza su cui ogni giorno passano moltissime persone, semplicemente perché transitano da Casaloldo o perché a Casaloldo vengono per lavorare. Ecco, vorremmo che questa luce che si illumina stasera si illuminasse per tutti. È tempo, dicevo, di ringraziamenti e di vicinanza. Questa sera, prima di tutto, voglio esprimere la nostra vicinanza, quella dell'amministrazione, ma quella dell'intero paese, a quelle famiglie che più di tutti hanno pagato il prezzo più alto a questa pandemia. Sono le famiglie che hanno pianto, le famiglie per le quali il prossimo Natale sarà molto difficile da festeggiare. Vorrei che la luce che si illumina stasera si illuminasse e si accendesse per tutte queste famiglie e per le persone care che ci hanno lasciato. Casaloldo non le dimentica. Così come non dimentica i cittadini ricoverati in ospedale, le famiglie in isolamento, gli anziani ospiti delle case di riposo che non possono nemmeno ricevere la visita dei loro familiari. Tra l'altro a qualcuno di questi ho scritto personalmente, agli ospiti della casa di riposo di Asola, all'ospite della casa di Solferino, della casa di riposo di Solferino, per testimoniare la vicinanza di tutto il paese. Farò volentieri a tutti l'invio di una lettera, qualora le famiglie me lo segnalassero, mi dessero gli indirizzi, lo farò volentieri a nome di tutto il paese, perché questa luce raggiunga anche loro. Vorrei ringraziare le associazioni, siamo qui nella loro sede, le associazioni sono quel volontariato prezioso che in questi tempi ha prestato mano e volto alla solidarietà. Vorrei ringraziare le attività commerciali, artigianali, industriali del nostro paese per come hanno reagito in questi mesi di pandemia. Vorrei ringraziare tutto il personale che opera nella scuola, per aver tenuto vivo
la fiamma della cultura e dell'istruzione. E voglio ringraziare anche quei genitori che con gli insegnanti hanno condiviso quell'importante compito educativo, che li ha visti impegnati a casa, conciliando con tanta difficoltà le esigenze dei figli con le necessità di un lavoro che è stato spesso stravolto. Voglio ringraziare i bambini, i giovani, gli anziani, perché credo che più di altri abbiano sofferto, probabilmente per gli stessi motivi, la mancanza di socializzazione. Voglio ringraziare Don Alberto e tutte le autorità religiose, di qualsiasi fede, perché hanno pregato per il nostro paese e per la nostra comunità. Voglio ringraziare anche gli operatori comunali, perché hanno servito questa comunità in questi mesi facendo semplicemente il loro dovere, ma l'hanno fatto con disponibilità, con il sorriso, sempre e per tutti. Dicevo, questa sera notte di luce, accenderemo questo segno che vuole essere una luce che rischiara, che rincuora, che illumina, che ci fa intravedere la nuova alba, un segno di speranza per quello che ci auguriamo tutti sarà la rinascita di domani. Tra un po' apriremo questa finestra e mostreremo a tutti l'accensione di questa luce. Subito dopo, un regalo. Partirà un video, alle 8 partirà un video, lo potrete vedere qui su questa pagina ma anche sugli altri canali social del Comune, un video che è il nostro regalo per tutti voi, il regalo per il paese di Casaloldo. Abbiamo voluto mettere in risalto le bellezze paesaggistiche, artistiche, umane di Casaloldo. L'abbiamo fatto attraverso gli occhi di artisti che non sono di Casaloldo. Noi lo sappiamo bene che il nostro paese è ricco di artisti, li abbiamo messi in evidenza nell'ultima mostra che abbiamo allestito al Teatro Soms durante l'ultima sagra di ottobre. Eppure questa volta abbiamo scelto di dare spazio ad artisti di altri paesi perché guardassero Casaloldo con i loro occhi, lo interpretassero, permettendo anche a noi di guardarlo con uno sguardo diverso e magari di scoprire quello che prima non avevamo mai notato. Io mi auguro che questo resti come un regalo, un segno di speranza e anche come un biglietto da visita perché vi possiate ricordare del grande cuore di Casaloldo. Credo che non ci sia null'altro da dire se non augurare a tutti un sereno, santo Natale e un buon nuovo anno. Arrivederci Casaloldo, buona salute. Thank you.
Thank you.
Thank you.